Giovanni Damiano, presidente dell'Officina delle Idee di Saluzzo. Io le chiedo subito un commento sugli incontri questi giovedì della salute che sono stati presentati questa mattina qui all'ospedale saluzzese. Sì, sono una serie di incontri che abbiamo curato insieme all'Associazione Amici della Santissima Annunziata di Savigliano e con l'egida, sotto l'egida dell'ASL Cuneo 1, rivolti alla popolazione, agli addetti al settore, che andrà a toccare tutta una serie di argomenti, crediamo, di una certa importanza, quali il cibo, la qualità del cibo che è sulle nostre tavole, aspetti legati al trattamento dei dati di fine vita, le emergenze, le grandi emergenze, così come una parte anche legata alla storia dei nostri ospedali. Questo proprio per diffondere, cercare di dare il nostro contributo a diffondere la cultura della salute e difendere i nostri ospedali, perché crediamo che attraverso una maggiore partecipazione, un maggiore coinvolgimento degli utenti della sanità locale non si possa fare altro che migliorare il servizio e migliorare le conoscenze di cui hanno necessità gli utenti. In seconda battuta invece, per quanto riguarda le inaugurazioni dei macchinari che sono stati donati e dalla Fondazione della Cassa Risparmio di Saluzzo e anche da associazioni, insomma, di volontariato, che cosa si sente di dire? Mi sento di dire che sono gesti concreti che dimostrano un'attenzione verso l'ospedale di Saluzzo, dimostrano che il territorio e le fondazioni bancarie hanno a cuore l'ospedale di Saluzzo. Non dimentichiamoci che non c'è soltanto la città di Saluzzo, ma un territorio vasto che tocca due vallate alpine, un territorio di pianura molto esteso a cui la popolazione guarda, quindi la sanità locale non può che avere necessità di un interessamento da parte delle istituzioni, da parte dei soggetti preposti. Questi sono piccoli gesti concreti che ci portano verso una maggiore consapevolezza della necessità di avere strutture e in questo caso apparecchiature idonee a dare un servizio adeguato alla gente che lo richiede con insistenza e con fermezza.